Vi siete mai messo la domanda, io cosa indosso oggi? Un armadio pieno di cose, tutto full di tutti i colori, tutte le stagioni. Aiuto! Irina Tirdea per voi, fashion stylist, lezioni di stile a breve qui su Iris TV. Rimanete con noi. Hai scelto dei Swarovski, giusto? Vedo io bene. Ottimo. Io sono andata sui Swarovski, quelli tutto argentati, se li vogliamo. Abbiamo preparato ci prepariamo per te per Natale, magari qua adesso lo scopriamo. Siccome la prima domanda che ci mettiamo noi donne, Madonna, ci ho tante cose nel mio armadio, cosa indosso io oggi? Assolutamente. Io cosa? Ya meno. Certo, questa è una pelliccia. Oggi vi ho preparato un look giusto per il nostro Natale in quarantena, no? Perché la sfida è proprio questo. Iris Quarantena Challenge. Oggi l'abbiamo intitolato proprio così. Vedo che anche tu hai avuto gli stessi miei gusti. Ma non potevano mancare, possiamo farvi vedere un'altra tipologia di pelliccia, evidentemente tutta Sì, ecologica, quindi ma non potevano portate mancare, grassi possiamo animali. farvi vedere un'altra tipologia Ottimo, di... hai Ottimo, visto? Ce sì. l'avevamo Se tutta stessi gusti, ecologica vi l'Italia e portate, la dobbiamo aggiungere... Spagna, Pure io ho no? portato Sempre questo, che si vicine. assomiglia più o meno per collo. Italia e la Spagna, no? Sempre cugine. Anche i nostri gusti. Cosa ci hai preparato, Jessica, per oggi? Oggi ho preparato un po' di tutto, no? Diciamo che per quest'anno penso che si porterà moltissimo i colori beige e marroni e poi, come avevamo detto l'altro giorno, quelli che sono con le maniche un po' così di principessa e poi penso tutto quello. Diciamo la seta satinato, ho portato una gonna molto elegante per gli eventi di notte, per questi giorni che diciamo vogliamo fare. Rossa magari, perché dobbiamo dire che una delle tendenze di quest'anno è l'abbinamento tra rosa e rosso, e direi che l'abito seta con un pezzo di pelliccia rossa sarebbe fantastico. In piedi non possono mancare i nostri stiletti o la sandaletta, dipende anche dalla possibilità da un punto di vista climatico. Ecco, e questo cerchietto che Jessica l'ha scelto direi che è ottimo. Questo sarebbe un outfit perfetto per Natale, per Capodanno. Lo sappiamo, sarà in casa, ragazzi, non al ristorante. Sicuramente sarà in casa. Io non ho la speranza di andare fuori, ma Dobbiamo essere belli e prepararci per questo. certo. Poi ho pensato qualche vestito non troppo lungo, è tipo una misura media. Poi lo stesso in satinato, penso che sarebbe una opzione proprio sexy pure, se volete stare un po' più sexy, se volete, non lo so, se passate il Natale con il fidanzato solamente. Mia proposta, adesso ti faccio vedere. Io ho scelto nero in questo caso, e sempre a molto vino nero, uno dei pezzi che non possono mancare dall'armadio di qualsiasi signora o Sempre signora. il nero sempre rimane elegante, sempre una buona opzione. Assolutamente. Vai avanti, Gesù, io ti ascolto. Poi per quello che riguarda, penso se volete stare un po' più comode, poi questo tipo di ballerina è quello che mi piace di più perché ha un po' di tacco, non troppo, ma penso che con queste trasparenze sono molto eleganti e gli dà un tocco perché tu dici, ok, non voglio stare in tacchi in casa, ma voglio rimanere elegante, quindi con un vestito nero, come dici tu, o con un vestito bianco e fai bianco-nero o rosso-nero, può andare bene pure.
Ci ricordiamo magari anni 50, dove le donne erano sempre, era una sfilata di haute couture per la cucina, per fare anche i vari lavori domestici, ma loro erano veramente sempre eleganti, sempre messe a posto, sempre truccate, sempre con la piega. Quindi dovevano stare bene per il marito, perché il marito arrivava e poi... Facciamo quel tuffo nel passato e così ci aiutano anche a ispirarci a quei look. Magari le troppo giovane, no? Così come anche la generazione di Jessica, magari non conoscono molto bene, ma vi potete ricordare della nostra Marilyn Monroe. Chi non la conosce? Basta di voglia essere un'ispirazione. È sempre una musa, è una musa eterna e sarà per sempre. Sarà per sempre. Lei rimaneva bene sempre, in qualsiasi cosa che indossava, era una dea, veramente. Era una dea, ma non solo per la bellezza, poi era sempre una curvy, così come sì. Me. Era l'attitudine, quella che... La personalità sua, che era molto forte, di una donna poderosa, una donna forte. Era una gemelli, tra l'altro io sono nata nello stesso giorno di Marilyn Monroe, stessa età oggi, da quando lei... Ma lo stesso anno e tutto? Quest'anno. Madonna! Bambinata Jessica, vediamo che segno zodiacale sei. Io scorpione. Tu sei un bel scorpione, molto elegante, devo dire, il scorpione. La donna scorpione sceglie sempre, è una sfida anche nell'armadio. È sì. Una siamo passarella. Un po' complicate, eh? Diciamo che abbiamo dei gusti un po' straordinari, un po'... Non dobbiamo portare sempre la stessa cosa, siamo un po' selettive in tutto, nell'amore, nei vestiti, in tutto. Dovete sì, un po' più o meno così. Ma va bene così perché aiutano, no? I colori, i vari outfit che noi scegliamo. Nelle scorse puntate abbiamo imparato che è importante la location, il momento in cui noi ci vestiamo, anche il trucco. Ecco, vorrei parlare un attimo anche del tuo trucco, che è favoloso. La Jessica ha scelto un smokey eye, giusto? Molto forte. Sì, lei sempre porto più o meno questo, perché sempre mi piace risaltare l'occhio e basta. Sì, assolutamente. Ma la scelta delle labbra e di andare su un colore un po' più light, no? Di non uscire in evidenza. Ecco, questa è un'altra regola. Se scegliamo di mettere in evidenza gli occhi, le labbra li lasciamo in secondo piano e all'incontrario, se no quell'effetto carnavale che si utilizzava negli anni 80, bellissimi anni 80 per la musica, per... Sì, però i colori erano non lo consiglio. Blu con rosso, con giallo, era una cosa... Almeno dobbiamo prendere le cose importanti e di trovare il nostro stile, non ha importanza, non esiste un stile migliore dell'altro, ognuno si deve trovare il suo stile. Tu come defini il tuo stile, Jessica? Io il mio stile lo definisco moderno e un po' comodo ma elegante. Diciamo che mi piace sempre rimanere comoda, sentirmi che posso muovermi bene, perché poi si indossi delle cose strette, delle cose non lo so, e poi non riesco a stare comoda. Magari si devo andare a fare un lavoro, si devo andare a un'intervista. E vado con una cosa che è troppo, diciamo, non lo so, è troppo esagerata, poi non rimango comoda e poi non sono io. Quindi devo indossare una cosa. Io utilizzo moltissimo i leggings, per esempio, perché sono elastici, mi sento molto comoda. Dimmi. Perché te lo permetti anche di utilizzare il leggings, perché c'è una figura molto snella, ma se utilizziamo molto attillato nella parte giù, ci ricordiamo che nella parte alta possiamo giocare con i volumi. Mi ricordo
le tue scelte della scorsa puntata con queste giacche che possono diventare abito, che se lo possono permettere. I blazer che diventano abito, sì. La tua figura molto snella. Invece per me, come da curvy, direi che leggings lo utilizzo in questo caso solo per quella tipologia dove la giacca diventa non un abito, ma è proprio una giacca. Certo. Io per esempio oggi indosso leggings, i leggings neri, tutta di nero, con una, non so se si chiama canottiera questo in Italia. Canottiera. E poi la giacca come un complemento, diciamo, un accessorio che prende il volume e prende il protagonismo. Assolutamente. Vedi, ce l'abbiamo stessi gusti. Anche io ho scelto una base nera, un abito nero, ma gli accessori colorati, anche questo top molto... È molto bello dire che questo colore mi piace molto. Il verde? Il colore verde del top mi piace moltissimo. È anche il mio colore preferito, siccome i tuoi occhi sono verdi, giusto? Sono blu, ma dipende della luce, possono cambiare un po'. Però i filtri di Instagram, diciamola tutta, possiamo cambiare qualsiasi cosa. Ma i tuoi occhi sono blu oppure o no? No, no, i miei occhi sono neri, solo che oggi ho scelto il famoso... degli anni 80, però corretto nel suo utilizzo, quindi le labbra magari meno importanti, e ho lavorato solo sull'occhio. Questo make-up può essere utilizzato solo esclusivamente per la sera e solo in una location adatta, non è da giorno, anche se la nostra puntata oggi la facciamo caffè con stile per le 12 prima di pranzo. Prima di pranzo non dobbiamo indossare i vestiti lunghi e niente così, non è proprio per la ora. Assolutamente, ma siccome avevamo parlato l'altra volta dei outfit più che altro da giorno, molto trendy, adesso era giusto di proporre qualcosa anche di più elegante, non necessariamente del red carpet. Penso che il nostro red carpet ce lo possiamo fare noi a casa, con i nostri... Oramai è tutto a casa, ya. Quindi ormai è tutto a casa. Nelle scorse interviste abbiamo scoperto uno dei nostri artisti molto importanti qui in Italia, un grande, grande pittore, che mi ha dato questa idea di un nuovo hashtag. E sarebbe proprio così, dare dei consigli da casa, no? Home vibe. Cioè, home vibe. Home vibe. Non solo good vibe, ma home vibe. È tutto da casa, mai dobbiamo imparare a fare questo. Vorrei veramente salutare tutti i nostri followers, che ci sono tantissimi. Hello to everybody, also with the English. Penso che per la casa può andare bene. Ho portato questi accessori che sono di pelo, ma sono solamente per mettere qua, sai? Quindi gli dai un tocco d'inverno, un tocco invernale al tuo outfit. È molto carino. Ma con questo rosso no, ovviamente con questo rosso no, però magari con qualche vestito molto il colore nude, perché poi è un colore molto elegante, abbina con tutto e ti va bene, diciamo, è molto sofisticato il nude. Ma poi c'è della gente che non gli va bene per come colore, perché magari tu sei troppo bianca. Io per esempio, quando sto troppo bianca, come è il caso adesso, il colore nude diventa come la mia pelle e quindi sembra che vado nuda a volte. Ma esistono delle soluzioni. Se ti piace il nude, un'altra tendenza di quest'anno è di abbinarlo con il marrone,
e se mi permetti, avevo già preparato, vedi che siamo proprio in sintonia, e lo dobbiamo dire, cari followers, non ci siamo parlate, questo è un esempio. Non ci siamo visti prima della diretta, quindi... Esatto. Esatto, ecco qui, questo è un abito che l'ho creato a base di rosa con il marrone, quindi per chi magari risalta un po' di più e la pelle troppo bianca, magari se mettiamo un tocco di marrone ci potrebbe aiutare. Un altro pezzo che non può mancare dal nostro abbigliamento, adoro questo pure, è troppo carino, dà la voglia di abbracciarlo. Esatto. E devo dire che questa è una mia creazione, ma è una stampa. Complimenti, che bello! Originale Chanel. Quindi possiamo realizzare veramente tantissime cose, basta solo di trovare il nostro stile. Questo è molto, molto importante. Il tagliore è stato un pezzo proposto veramente all'inizio. Solo possiamo utilizzare in più occasioni, non solo quelle degli anni 90 che nacque con aspetta, ritorna la connessione. Ok, non ti ascolto, non so se mi ascolti tu. Aspetta, mi ascolti tu? Dei piccoli problemi. Non ti ascolto. È perso. Non so. La Spagna. Abbiamo parlato tantissimo oggi di dei outfit giusto pronti per Natale, per Capodanno, comunque per le situazioni un po' più eleganti, no? E stavamo parlando della creazione, no? E la scelta di ognuno, ognuno c'ha un suo stile. Abbiamo parlato prima del nostro Coco Chanel. Certo, il tuo congiunto quello si assomiglia moltissimo. E certo, quando tu hai detto che ti sei ispirata in Coco Chanel, esatto, mi è venuto in mente un congiunto che ho visto di due pezzi della Chanel. Assolutamente, in realtà volevo dire questo, che ho preso la stampa, è originale Chanel degli anni 50, perché è importante anche questo, fate questa rispolverata nell'armadio delle nostre. Ritorna, veramente così, ogni anno ritorna qualcosa dei 70, degli 80. Troverete dei pezzi vintage favolosi. Quello che noi facciamo un restyling. Vi ricordate la regola base? Non si butta niente, non facciamo spreco, anche per l'ambiente, anche per i nostri soldi, per non parlare della situazione che lo viviamo. Il shopping non è più così accessibile, specialmente a livello internazionale. Dobbiamo dire che questa è una realtà. Quindi noi cosa possiamo fare? Vi possiamo insegnare come fare il restyling della vostra guardaroba, perché senz'altro troverete dei pezzi, sai, quelli che l'hai buttati nel fondo dell'armadio. Che sì, non ti poi piace. Magari dici, io non ricordavo di avere questo, ma mi piace tantissimo, no? E quindi puoi metterlo con qualche cosa attuale e già diventa tutta una novità. Quindi la mia creazione sull'outfit del Chanel è una mia interpretazione, evidentemente, perché volevo portarlo, siccome Chanel è troppo elegante per l'office, come c'è la scelta dell'utilizzare sempre esclusivamente nero, tutto dritto, tutto conservato e grigio. Sì, il suo congiunto era in nero e bianco, no? Se non ricordo male, il congiunto di lei era nero e bianco. Esatto, esatto. Certo. E
La scelta dei bottoni Gioello dava un tocco in più. Evidentemente questa è la mia interpretazione, ma voi vi potete trovare la vostra. Quindi la sfida potrebbe essere anche questo. Scriveteci nei commenti, anche nella nostra redazione, vi ricordo la nostra mail irisprestv@gmail.com o direttamente sul nostro sito di irisballerinatirdea.com. E mandateci le vostre richieste di come fare il restyling della vostra guardaroba. La Jessica vi aiuterà dalla sua parte, tutto con l'impronta alla spagnola. Posso dare qualche consiglio di quello che io farei con il restyling? Ottimo, ottimo. Non so tanto come te, perché tu sei una professionista di questo settore. Grazie. Ma io come modella posso dire la mia. Senza di voi, senza voi le nostre modelle, senza voi che siete il nostro brand ambassador in tutto il mondo, ma senza il nostro pubblico, senza di voi noi non possiamo esistere. Quindi dobbiamo dire questo: dovete sostenere l'arte, dovete sostenere gli artisti e dovete sostenere la moda, perché diciamola tutta, è uno dei settori che è stato il più affettato in questa situazione, ma è stato il settore che manteneva delle generazioni e delle popolazioni da un punto di vista economico. Mi piace sempre ricordare un passaggio del famoso film di Diavolo Veste Prada. Ah sì. Dà la spiegazione, siccome proprio c'ho questo blu, no, che me lo ricorda. Vi ricordate la maglietta blu ceruglio e la scelta dei outfit? Veramente non è niente di superficiale, è un settore, un mestiere, una professione, è un campo che dà a milioni, milioni, miliardi di persone del lavoro. In tutto il mondo lavorano tante persone in questo settore, che concordo con te, veramente dobbiamo appoggiare i piccoli artisti, come noi, come tanti artisti ci sono di questo settore, di make-up artist, capelli, quegli parrucchiere, stilisti, modelle, no? E penso che se conosci qualcuno nella tua città devi appoggiarlo e devi andare a comprare al piccolo negozio, perché ci sono tantissimi centri commerciali. Tantissime persone talentose, ma non solo. La cosa che anche noi l'abbiamo imparato in questo anno di bisogno di un aiuto o di farci la visibilità, no? Dobbiamo aiutare a quelle persone che veramente stanno lavorando forte, come sarebbe il nostro caso, no? Quindi sempre lo dico, a volte aiutare agli altri non suppone fare un gasto, una spesa di soldi, no? Non devi investire, magari raccomandando quel negozio, magari promozionandolo sulle tue storie, sul tuo Instagram, sul tuo Facebook, puoi fare la differenza per quella persona. Un piccolo gesto che fa la differenza. In realtà, se tutti noi facessimo nella nostra piccola realtà qualcosa ogni giorno, farà la differenza, perché l'unione fa la forza. Da soli non ce la facciamo, l'abbiamo sempre detto, e non è un discorso solo esclusivamente basato su una nazione, deve essere planetario. Penso che anche su questo possiamo fare questo appello a chi del dovere di unirsi e di lasciar stare altre, di aiutarsi di più, perché la gente è molto egoista, la gente. Accanto a noi per parlare di nuovo di moda, e non solo, perché non stiamo affrontando solo un discorso diciamo meno importante, non superficiale per questi momenti, anzi
anzi stiamo mandando un contributo per chi ha smesso di lavorare o è fermato o vuole intraprendere comunque questo percorso di scegliere il meglio per se stesso, che tra l'altro è un riflesso anche per la vita personale. Questo lo dobbiamo... Tutto va legato, alla fine è tutto così. Siamo migliori persone. Certo. Jessica, veramente ti ringrazio di cuore che hai accettato il nostro invito qui nel salotto di Iris TV in Italia. Ti aspettiamo nelle prossime puntate, sei sempre la nostra benvenuta con altre idee. Mi piace tantissimo parlare con te sempre, perché poi vedo il tuo guardaroba e dico il fondo armadio, dico oh Madonna, è pazzesco, hai del gusto eccellente, devo dire. Grazie, grazie Jessica. Jessica, ricambio, perché evidentemente se ti avevamo scelto è per periodo, e chi sempre vada, ossia lo faccia tutto con eleganza, quello sarebbe il mio consiglio, è di fare sempre il bene, perché penso molto, credo nel karma, e penso che se tu lo fai di cuore, se veramente stai sentendo quello che stai facendo, la tua professione, poi come persona, poi sei una persona ottima, penso che tutto ti deve andare bene, prima o poi riuscirai a fare tutto quello che vuoi, se sei una persona, diciamo, carina e simpatica e che lo fa tutto col cuore. Che lo fa senza secondi fini. Senza interessi occulti, senza volere fare male a nessuno o approfittarsene. Dobbiamo avere le idee chiare, perché penso che siamo abbastanza grandi e dobbiamo capire. Abbiamo avuto anche quasi un anno di riflessione, di capire chi siamo, e quindi dobbiamo smettere di stare nascosti. Siamo chiusi in casa, però non dobbiamo nasconderci dietro un mouse. E di non mandare passare il tempo, perdere tutto questo tempo prezioso, perché il tempo è l'unico che non ritorna, quindi certo. Penso che adesso è il momento per o imparare qualche cosa nuova, perché c'è tanta gente che sta imparando o sta facendo dei corsi online, stanno imparando una lingua nuova o stanno imparando una professione nuova. Penso che questo è il momento ottimo per leggere un po' di più e per andare online e informarsi di più delle cose e andare avanti, non lo so. Assolutamente. Grazie mille di nuovo. Grazie. Jessica, a voi, perché siete state accanto a noi. Vi prepariamo un'altra puntata molto più interessante, ricca di informazioni, nuove proposte di outfit, e la quarantena Iris Challenge va avanti, quindi aspettiamo le vostre proposte, tutto quanto, rispondiamo a tutti, non vi preoccupate, state qui con noi sempre su Iris TV. A presto, ciao!